Come trovate a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. Prima seduta per l'aula di Palazzo del Pegaso in questo 2024, nel quale è stato approvato un atto bipartisan che dice sì alla proroga delle graduatorie per gli OS, gli operatori sociosanitari. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proposta di legge per la proroga delle scadenze delle graduatorie in ambito di operatore socio-sanitario, primo firmatario dell'atto il consigliere regionale di Forza Italia Marco Stella. Forza Italia si è sempre battuta affinché le osse e gli ossi in particolare venissero assunti nel sistema sanitario regionale dove manca eh, diversi personali. Oggi si arriva a un voto all'unanimità che proroga di un anno quella graduatoria. Certo, l'ambizione oggi non è solo quella della graduatoria, non è solo quella della proroga, ma è quella di attingere a quella graduatoria per andare ad esaurire per assumere quelle 2600 persone che sono risultate idonee, che hanno partecipato al concorso e che ancora oggi stanno aspettando il proprio lavoro. Abbiamo fatto la legge, la legge è stata approvata, ora però chiediamo alla Regione Toscana di attingere a quella gradatoria, di esaurire la gradatoria e di dare lavoro giustamente a quelle persone che hanno partecipato, che hanno vinto il concorso. Un'azione bipartisan, devo dire la verità, l'ascolto dei territori, l'esigenza di tante lavoratrici e tanti lavoratori, l'auspicio, il sogno di lavorare nel sistema pubblico e soprattutto il monito che facciamo con forza alle aziende sanitarie che in questo anno questa gradatoria venga utilizzata, ci sia uno scorrimento effettivo, le persone vengono assunte a seguito di una selezione pubblica e trasparente, e in questo caso serve fare in modo che queste persone possano lavorare nel sistema sanitario. Toscano e per l'appunto evitare processi di esternalizzazione. Quello che è avvenuto in passato è che molte volte con processi di esternalizzazione poi non si faceva scorrere la gradatoria. Questo è sicuramente un passo importante ma non è un passo risolutivo. Nel senso rischiamo che anziché risolvere il problema a centinaia di persone che aspettano di essere assunte nel servizio sanitario regionale, gli creiamo una falsa aspettativa, quindi gli creiamo un problema ancora più grave. Adesso la regione toscana si deve impegnare a fare un piano delle assunzioni e deve smettere soprattutto di perpetrare come sta facendo da troppo tempo una prassi assolutamente sbagliata, per tanti versi illegittima, che è quella di attingere, anziché alle graduatorie assumendo in maniera regolare le persone, alle agenzie interinali assumendo a spot magari anche le stesse persone. Io personalmente, come tutti gli altri eh, gruppi avevano fatto delle mozioni, nella mia, diverso dalle altre, c'era anche per le altri eh, operatori sanitari, perché gli os sono sicuramente il numero maggiore, ma se questa proposta di legge andrà a buon fine e una volta diventata legge verrà riconosciuta senza nessun intoppo, vorrei e ho la Commissione sanità dalla mia parte che venga estesa anche agli altri operatori sanitari in attesa di poter entrare nel lavoro. Approvazione a maggioranza di una mozione che chiede alla Giunta regionale di impegnarsi presso il Governo per ristabilire eh, il fondo eh, per il contrasto ai disturbi dell'alimentazione e della nutrizione. Approvata in Consiglio regionale con 24 voti favorevoli, Partito Democratico, Italia Viva e Movimento 5 Stelle, una mozione in merito al ripristino urgente del fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. L'atto è stato presentato dai consiglieri Stefano Scaramelli, Marco Nicolai, Maurizio Sguanci, Enrico Sostegni e Elena Rosignoli. Una patologia importante che negli ultimi tre anni ha visto raddoppiati i casi, soprattutto di adolescenti, ragazze e ragazzi che hanno. Difficoltà a convivere ovviamente con la nutrizione e l'alimentazione, questo comporta una patologia, una cura, di queste questioni si può anche morire se non presi in carico, servono servizi territoriali. Un impegno forte del Consiglio regionale da una parte ad attuare i progetti già in corso, come Toscana, e un impegno a fare in modo che il governo rimetta i soldi dello stanziamento dei 25 milioni. Il nostro atto in Toscana è il primo atto approvato in Italia, come Regione, per fare in modo che il governo torni sulle sue posizioni e mi auguro, mi auguro che nelle prossime ore, nei prossimi giorni questo avvenga sarebbe un grande risultato della Toscana, del Consiglio regionale, anche mio personale, per aver coinvolto tutti i colleghi su questa discussione serve fare qualcosa che vada a favore delle persone, dei ragazzi, tenendo fuori, a mio avviso, anche lo scontro politico, perché in questo caso non è opportuno. In Italia abbiamo addirittura più del doppio dei casi diagnosticati da prima della pandemia alla situazione del 2023. È ancora più per questo inaccettabile che il governo abbia tagliato la prima risposta che lo Stato centrale aveva dato nel 2021, un fondo di 25 milioni di euro per la Toscana un milione e mezzo di euro che ha permesso di rafforzare e aumentare la rete degli ambulatori sul territorio per la presa in carico delle esigenze delle, delle giovani e dei giovani e delle loro famiglie, perché è un autentico dramma. In realtà noi sappiamo da fonti governative che questi fondi non sono stati tolti ma verranno rimessi. È per questo che alla fine, davanti alla protervia del, del, della maggioranza che avevamo chiesto di eh, rimandarla in commissione o comunque di aspettare, probabilmente il ministro Schillaci ripristinerà quei fondi, quindi chiedevamo soltanto che venisse riproposto in, in commissione. Noi eh, pensiamo che già in queste ore il governo con... Eh, eh, il ministro competente annuncerà il rifinanziamento del fondo nella misura eh, dei 25 milioni, come negli anni precedenti, e questo qui eh, fa sì che se si ha interesse a raggiungere l'obiettivo e non a fare invece della eh, bieca e strumentale propaganda su un tema importante, su un tema delicato come quello dei disturbi alimentari, si, prenda, si debba prendere atto dell'iniziativa del governo, vedere che cosa succede nelle prossime ore e poi eventualmente esprimerci. Una proposta di risoluzione che proviene dal lavoro della Commissione per il rilancio delle aree interne dà adito all'iniziativa di reindustrializzazione delle aree montuose e maggiormente interne della nostra Regione. Approvata in Consiglio regionale con voto favorevole all'unanimità una proposta di risoluzione in merito all'istituzione di progetti regionali con finalità di sostegno alla reindustrializzazione all'interno delle aree interne della Regione Toscana, l'atto è di iniziativa della Commissione per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne della Toscana, presieduta dal consigliere Marco Nicolai. La risoluzione, dopo alcuni emendamenti proposti dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vittorio Fantozzi, impegna la Giunta regionale a prevedere per quanto di competenza l'istituzione di progetti tesi a favorire la reindustrializzazione delle aree interne toscane valutando l'opportunità di prevedere specifiche attività dedicate in ambito regionale alla ricerca e all'individuazione dei soggetti imprenditoriali idonei a favorire uno sviluppo economico e conseguentemente a migliorare i livelli occupazionali di tale aree anche prevedendo modalità attuative dedicate nell'ambito delle risorse previste per le aree interne, oltre a continuare a lavorare per favorire il ritorno o l'insediamento di mestieri tipici delle aree interne, di botteghe storiche e di negozi caratteristici. Noi non pensiamo che le aree montane interne siano solo luoghi di camminate, di borghi, di ben vivere, di storia, di cultura, eh, tutto bene ma sono anche luoghi dove si produce ricchezza e senza presidi occupazionali questi luoghi muoiono e noi pensiamo che non ritornerà la grande industria ma l'attività manifatturiera sì questa debba rafforzarsi in questi territori noi alla giunta che cosa chiediamo di fare quello che viene fatto anche in alcune aree della toscana un'attività di cosiddetta scouting cioè di ricerca di soggetti imprenditoriali che, viste anche le misure di sostegno messe in campo dalla Regione, facciano attività di reindustrializzazione in questi territori. Laddove si vogliono riportare le industrie, servono riportare anche i servizi partendo dalle infrastrutture. Quindi finalmente noi abbiamo aderito perché sostanzialmente verrà ancora più alla luce come quando all'interno delle aree interne sia necessario intervenire a 360 gradi perché non c'è industrializzazione dove mancano strade, servizi, eh, internet, tutto quello che sostanzialmente può essere di sostanziale aiuto a una ripresa industriale. Con questa risoluzione si spera eh, di poter fare in modo che in alcune di queste aree ci sia eh, diciamo una chiamiamola industrializzazione di ritorno, perché alcune avevano delle industrie anni fa che non ci sono più, basti pensare a Campo Tizzoro, che è stato un danno per, per tutta la montagna pistoiese. L'organo legislativo regionale ha votato favorevolmente al bilancio preventivo dell'autorità portuale. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza con il voto contrario dei gruppi di opposizione il bilancio preventivo economico annuale 2023 e pluriennale 2023-2025 dell'Autorità portuale regionale. In aula la presidente della Commissione Ambiente Lucia De Robertis ha concentrato il proprio intervento su questioni di strettissima attualità, come il dragaggio dei fondali del porto di Viareggio, la realizzazione del sabbiodotto e il disagio dei pescatori. Il bilancio dell'Autorità portuale Bilancio preventivo 2023 giunge all'attenzione dell'Aula all'inizio del 2024. Credo che basti questo, e lo ha detto anche la Presidente della Quarta Commissione nell'esporre l'atto, per capire quale motivazione sta alla base del voto contrario della Lega. È inaccettabile un quadro di questo genere. Ma l'occasione è stata importante per aprire... Un ragionamento su quello che sta succedendo a Viareggio nell'immediatezza dei fatti. Il Presidente Gianni è venuto a Viareggio, ma probabilmente è stato un po' frettoloso nel dare alcune valutazioni positive, perché l'insabbiamento del porto di Viareggio e dell'avamporto di Viareggio stanno assumendo una situazione di tale gravità per cui i pescatori non sono in grado di lavorare. Finalmente si porti a Viareggio una draga in grado di lavorare, perché questa non lavora come c'è un po' d'onda, non può uscire, si liberi finalmente nell'immediatezza eh, quello che è il canale che normalmente viene usato per poter entrare e uscire dal porto di Viareggio e si metta in grado di lavorare i pescatori che hanno purtroppo una situazione di grandissima difficoltà, rischiano. Con le spese che hanno e con le poche giornate di lavoro che hanno avuto a disposizione, di chiudere i battenti. Tant'è vero che minacciano di andarsene da altre parti, e ricordo che la Marineria Via Regina è la più importante della Toscana. Oppure chiedono addirittura la chiusura, e si rischia la chiusura del porto. Dal parte nostra abbiamo chiesto e insistito anche adesso in Aula per. Aprire un ragionamento in modo da trovare risarcimenti e ristori per queste attività, per le imprese, per le cooperative, per le famiglie che oggettivamente vivono di questo lavoro e rischiano di non arrivare più alla fine del mese. Il nostro voto è stato contrario perché. Per due motivi di merito, perché non condividiamo molte scelte e molti ritardi che ha accumulato l'autorità, ma anche di metodo, perché eh, portare un bilancio preventivo 2023, quando siamo già nel 2024, segnala che in questa regione c'è un vizio patologico, cioè l'impossibilità per i consiglieri di analizzare davvero e di indirizzare davvero i bilanci degli enti. E questo forse è anche causa della situazione incredibile del porto di Viareggio, per il quale all'interno del piano degli investimenti dell'autorità portuale era previsto già da anni la realizzazione del sabbiodotto che in realtà non è stato realizzato c'è stato un braccio di ferro lungo mesi e mesi fra la regione e il comune di Viareggio la sostanza è che il sabbiodotto non c'è i pescherecci si incagliano e i pescatori non possono esercitare le loro attività economiche oltre che costituire un danno di immagine e di funzionalità eh, assolutamente grave per tutte le altre attività per questo come Fratelli Italia abbiamo annunciato di presentare un atto di indirizzo per risarcire eh, i pescatori e tutti coloro che hanno ricevuto un danno da questa evidente mancanza mancanza eh, da parte dell'autorità portuale e eh, diciamo di Mamma Regione perché non hanno eh, in questi anni garantito ciò che si erano impegnati a fare, cioè un sabbiodotto degno di questo nome che garantisca al porto di Viareggio di poter funzionare e di poter in qualche modo fare economia per la Toscana. C'è stato un blocco sostanziale nell'attività dell'autorità portuale, commissariata, eh, con un braccio di ferro, con addirittura un contenzioso altar e di cui non si capisce ancora bene la conclusione. Nonostante il Consiglio regionale poche settimane fa per esempio per risolvere il problema delle assunzioni del personale abbia fatto assorbire dalla dotazione organica, cioè dall'insieme del personale della, della regione, l'intero personale dell'autorità portuale per superare i limiti di legge rispetto alle assunzioni. Cioè noi abbiamo fatto il nostro dovere, ci sono altri che evidentemente non lo hanno fatto o hanno sbagliato causando danni ai pescatori e agli altri che utilizzano il porto e per questo noi chiediamo che siano risarciti. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione del Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.